detto un po' qual è lo scopo, no, di tutti questi progetti Restart, e anche se sottolineato l'importanza che facciano rete in qualche modo. Allora, la base di tutto c'è ovviamente lo sviluppo economico della città dell'Aquila, i fondi si chiamano così, lo sviluppo economico, e l'idea è quella di trasformare il territorio di Milano, grazie, facendo leva naturalmente sulle eccellenze che ci sono. Sto parlando dell'Università dell'Aquila, del Calzasso Sensissimo, del laboratorio del Calzasso, dell'FN, fare leva su queste eccellenze per dare un nuovo brand all'Aquila come città della conoscenza, città della ricerca e dell'innovazione. Questo può sembrare a priori una specie di sogno, la città è ancora mezza rotta, uno può dire, no? Pensa a ricostruirla prima. Però è chiaro che è proprio nell'intenzione del legislatore, diciamo così, il fatto che accanto alla produzione fisica delle case si badi anche al futuro. E il futuro dell'Aquila, da quando gli esperti dell'OCSE vennero dopo il terremoto, allo stesso sondaggio fatto da presso i cittadini aquilani, vuole, insomma, è bene andare in quella direzione. È un futuro, come dire, marcato da diversi progetti di cui sentiremo parlare oggi. Io il primo che introduco in questa serie, quello in cui il Calzasso Sensissimo è coinvolto in prima persona, è questo progetto di questo satellite. Non ho slide, ma vado a braccio. Ma perché far volare una cosa? Già ne volano tante di cose in cielo, perché una cosa in più? Che cosa porta questa cosa in più? Beh, porta delle cose interessanti, perché come è stato sottolineato prima, sono due gli scopi. Uno è realizzare un satellite aquilano, un satellite abruzzese, grazie alla ricerca e alle competenze del Calzasso Science Institute e dell'INFN naturalmente, e grazie alle capacità che ha la Thales Arena Space, che ha uno stabilimento molto importante all'Aquila, che come sapete è uno dei giganti nel settore dello spazio. Allora l'idea è quella, diciamo, di perseguire due obiettivi. Il primo è quello di portare nello spazio dei sensori di luce innovativi che non hanno mai volato, cioè è una prima volta questa. Sono sensori di luce innovativi di cui sentiremo parlare anche più tardi per le ricerche di materia oscura, ma diciamo qui noi li vogliamo portare anziché in sotterraneo nello spazio, cioè cerchiamo questi luoghi estremi, no, per questi oggetti, ma perché sono delle condizioni veramente particolari. Nessuno non ha fatti mai volare, saranno realizzati con il silicio dell'Elefound, tra l'altro un'altra azienda importante del territorio, che marca ancora di più, diciamo così, territorialmente questo progetto. Ora, che cosa fanno questi sensori di luce innovativi una volta nello spazio? Fanno due cose. Uno scopo è quello di fisica, di astrofisica, diciamo così, e qui vi potrei annoiare, perché cerchiamo i neutrini di alta energia emessi da sorgenti astrofisiche potentissime ancora sconosciute. E in questo la cosa originale è di, da un lato, utilizzare l'atmosfera come rivelatore di particelle. Quando arrivano questi neutrini di alta energia fanno degli sciami in atmosfera, questi sciami di particelle secondarie emettono luce, e quindi questi sensori potrebbero capire qual è l'energia, qual è la direzione di provenienza, capire che cosa ci circonda nell'universo. Ci sono acceleratori dell'universo straordinariamente più potenti di quelli che realizziamo sulla Terra, con meccanismi ancora da investigare. Quindi un lato è mandare nello spazio questi sensori di luce per fare della fisica nuova, dall'altro è quello di studiare i terremoti. Ora, i terremoti uno pensa che li debbano studiare per forza mettendo dei sismometri a terra, perché se non misuro le vibrazioni, che misuri? Beh, qua invece si tratta di sfruttare un altro effetto che hanno i sismi. Prima che avvenga il sisma, la roccia si comprime o si dilata. Questo è un effetto del tutto naturale. Questa compressione, questa dilatazione, genera nelle rocce, che sono per lo più piezoelettriche, un campo elettrico, un segnale elettromagnetico che si propaga in tutta l'atmosfera, va nello spazio. Questo campo elettromagnetico si propaga nella fase precedente al sisma. Quindi questi rivelatori messi in alta atmosfera potrebbero indicare dei segnali precursori. E là, ovviamente non devo convincermi di quanto potrebbe essere importante misurare con ore di anticipo la possibilità di vedere a terra dove avverrà un sisma. Naturalmente questo non deve generare aspettative, come dire,
troppo precoci, nel senso che è tutto da studiare, è tutta una ricerca che ancora stiamo cominciando, però questo rivelatore c'ha anche nella testa quello di vedere se è possibile dare un segnale di allarme, un'ora di anticipo rispetto alla località da dove proviene quel segnale elettromagnetico. Il fatto che questo progetto sia un progetto internazionale è nella sua natura, perché voi pensate che c'è un progetto della NASA che ha l'Università di Chicago come principale protagonista e che ha il Grand Sasso Science Institute tra i collaboratori, che considera questo MUSES come un pathfinder, cioè come un precursore, come un satellite in base ai cui dati si potrà determinare come costruire questo progetto da $1 miliardo che si chiama POEMA e che appunto dovrà volare, è uno dei grandi progetti della NASA. Quindi diciamo questo progetto di MUSES è un po' uno snodo, da un lato un interesse astrofisico anche internazionale, dall'altro uno studio di sismi, dall'altro ancora la possibilità di spazializzare, come si dice, un nuovo rivelatore di luce che non è mai stato spazializzato. Spazializzare vuol dire farlo volare e vedere che funziona. A quel punto si apre anche una nuova possibilità, una possibilità di uso, perché voi pensate che tutto quello che deve volare deve avere dei dosimetri, i dosimetri che non sono altro che i misuratori, diciamo, di quanto di radioattività arriva nella fascia alta dell'atmosfera, che arriva anche per le particelle primarie che arrivano dall'alto. Ecco, questi dosimetri ora sono un po' più pesanti di come dovrebbero essere, perché usano tensioni di luce tradizionali. Usando questi simili che ho fatto multiplier potrebbero essere molto più leggeri. Quindi se voi pensate che tutto quello che vola potrebbe utilizzare, diciamo, quello che viene fuori da questi dati e da queste ricerche, voi state immaginando, diciamo così, giustamente, un altro possibile uso e anche un altro possibile mercato, voglio dire, nel futuro. Quindi si sta mettendo insieme con questo progetto competenze esistenti nel territorio, le capacità di aziende ad alta tecnologia esistenti nel territorio e contemporaneamente mettere l'Aquila sulla mappa della ricerca e della tecnologia di punta a livello internazionale. Tutto questo naturalmente è molto ambizioso, però partiamo da ricercatori e da giovani che hanno già dimostrato la loro di originalità al Grand Sasso Science Institute. Tanto per non andare lontano, abbiamo contribuito al premio Nobel per la fisica sulla ricerca delle onde gravitazionali. Abbiamo delle celebrità come Marika Branchesi, il premio Nobel Barry Parish fa parte del nostro comitato scientifico, e solamente quindi sulla parte, diciamo così, di astrofisica relativistica, come ci sentiamo un po' titolati di portare avanti anche un progetto che ha questa ambizione. Naturalmente tutto questo è fatto a braccetto, direi, con l'INFN, con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha ovviamente le competenze e le capacità di portare avanti progetti straordinari come quelli sotto il laboratorio del Grand Sasso, di cui sentirete parlare fra poco, e quindi la rete, come dire, c'è. Ecco, tutto questo è stato finanziato con 7 milioni, è, diciamo, parallelo a un finanziamento che il MISE darà sul corpo di un programma con tale Serenia Space che sta andando parallelamente. Ci sono poi 3 anni per costruire questo oggetto e farlo volare. Quindi io spero che vi sentiremo tutti parlare.